torniamo nuovamente su quella cosa che vi piace e ci piace tanto, ovvero la polemica, quella materia frizzante che è sempre divertente da cavalcare, ma anche da osservare e analizzare. Quindi bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 film animati investiti da qualche scandalo. Per questa lista, vediamo se c'è della didascalia spiccia, ma no dai, nemmeno troppo. Per questa lista, alcune celebri polemiche che hanno investito certi film d'animazione a causa di... tematiche discutibili, problemi produttivi, censura e altre situazioni sempre piacevoli da vivere proprio. E se siete pronti a ben pensare, allora ben pensiamo. Alla numero 10, un film per bambini, La collina dei conigli. Dunque, se credete che coniglietti equivalga a pucciosità, significa che non avete visto La collina dei conigli, vero trauma infantile per generazioni di ragazzi che lo hanno visto credendo che fosse il classico film Disney e poi si sono ritrovati davanti a una specie di Salvate il soldato Ryan in salsa roditori, anche perché il romanzo originale è in effetti un'allegoria della guerra. All'inizio il film venne rilasciato con un PG-13, ovvero il bollino che dice per i bambini fino ai 12 anni meglio vederlo con un adulto, almeno questo secondo l'MPAA americana. Invece gli inglesi gli diedero una U, che vuol dire universal, ovvero adatto a tutti, perché l'ente britannico decretò che, cito, non costituisse problema per gli infanti una volta finito il film e per questo valido per tutti. Bene, costituì un problema. I bambini ne uscivano peggio che dalla sindrome di shell shock e per questo nel 2012 la BBFC, ovvero l'ente inglese, ammise che annualmente riceveva lamentele a riguardo di quella decisione. Nel 2016 il direttore della BBFC, David Austin, dichiarò: il film è effettivamente troppo forte per un moderno bollino U. Oggi effettivamente sarebbe un PG. Alla numero 9, I corvi in Dumbo. Dopo il release, Dumbo divenne in breve tempo Dumbo, l'elefantino volante, nuova icona della Disney e simbolo della temporanea rinascita dell'azienda. Ma, come abbiamo già visto in altre liste che trovate nella playlist Disney, oggi alcuni prodotti a marchio Topolino meritano un disclaimer che indichi l'utilizzo di stereotipi razziali ormai desueti. Secondo me, se la si mette in questo modo è sacrosanto informare le persone, e poi con le idee chiare il film è giusto che venga mostrato anche se datato, ma una volta, nel caso specifico di Dumbo, i corvi erano belli disegnati in copertina, come se fossero il focus centrale del disegno, ma siccome i corvi erano modellati su alcuni stereotipi dell'epoca sugli afroamericani e non era molto carino rimetterceli, potete immaginare cosa successe. Tra l'altro, il boss dei corvi era doppiato da Cliff Edwards, un bianco, e si chiamava Jim Crow, ovvero il nome di un personaggio letterario stereotipato, negativo e divenuto sinonimo delle pseudo leggi razziali in vigore negli Stati Uniti dal 1877 al 1964. È vero, gli altri corvi erano doppiati da afroamericani e alcuni dicono che siano dei personaggi positivi ai fini della trama, ma Tim Burton, a scanso di equivoci, nel remake non li ha messi. Alla numero 8, le parole originali di Le Notti d'Oriente in Aladdin. Il successo al botteghino del 1992 è ancora oggi tra i più apprezzati film Disney, ma nasconde alcuni lati oscuri, e solo alcuni verranno da me raccontati adesso. Altre storiacce le vedremo più avanti, ma per ora sappiate che all'American Arab Anti-Discrimination Committee, che come potete capire anche voi è l'ente che sorveglia gli atteggiamenti islamofobi negli Stati Uniti, non apprezzò né l'aver preso una tipica fiaba del folklore arabo, né le parole del testo della canzone d'apertura, ovvero Le Notti d'Oriente. Oggi la canzone è leggermente diversa, almeno in inglese, perché la prima versione uscita al cinema recitava «Vengo da una terra dove ti tagliano le orecchie, è una barbarie ma è casa mia». Come dire, non era proprio uno spot promozionale per il turismo nei paesi del Medio Oriente. Dunque Disney cambiò il testo per le edizioni home video, a cominciare dalla primissima del 1993. Per farci caso, guardate la versione moderna e sentirete che nella parte sostituita la voce del cantante è decisamente più profonda del resto. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Alla numero 7, le condizioni di lavoro di Sausage Party. Non so nemmeno da dove cominciare senza mitragliare sta cacata. Allora, il film, se lo chiedete a me, è abbastanza una cacata, ma non concentriamoci sul film in sé, che è scabroso quanto basta per creare una miriade di polemiche, che infatti ha creato. Ma no, il vero problema con questo film fu la produzione, non il risultato. Stando ad alcuni post anonimi sul sito Cartoon Brews, i Nitrogen Studios e uno dei registi, Greg Tiernan, avrebbero obbligato il team di animatori ad orari di lavoro folli e
senza pagamenti extra, al punto che moltissimi abbandonarono oltraggiati la produzione, rischiando tra l'altro il non venire accreditati e l'inserimento nelle famose blacklist di Hollywood, di cui abbiamo parlato anche qui. Alcuni magazine, come Variety, indagarono più a fondo e trovarono delle affinità con altri report anonimi di qualche tempo precedente. 3 anni dopo, la British Columbia Employment Standards Branch si espresse in favore di tutti quegli animatori e obbligò gli studios a pagare il dovuto. Ah, il film, seppure con questo lieto fine produttivo, resta una cacata, eh. They stayed in their package, they followed all the guidelines of the song, and what do they get for it? But we're not supposed to understand the will of the gods, Frank. They work in mysterious ways. Alla numero 6, ma come hanno fatto a distribuire il film di South Park? Proprio quello che fin dal sottotitolo è più lungo, più duro e tutto intero. Incredibile che il film del cartoon più scorretto di sempre abbia avuto problemi distributivi, eh? La questione principale era ovviamente il rating, ma non solo. Il titolo originale del film di Trey Park e Matt Stone doveva essere All Hell Break Loose, ovvero Scatenate l'Inferno, una cosa del genere, e già qui non andava bene. Allora si cambiò in quello che ha ancora adesso, senza nessun riferimento mai nella vita al pene maschile. No, 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 guarda, ma... incredibile! L'MPA americana non si rese conto del gioco di parole con Bigger, Longer e Uncut fino a quando non fu troppo tardi. Dopo una lunga e perigliosa trafila di permessi e bollini, alla fine, dato il linguaggio volgarissimo ma la sostanziale assenza di violenza fisica, fu prima dato al pubblico come vietato ai minori di 18, per poi assestarsi su vietato ai minori di 17 anni senza la presenza di un adulto. All'epoca, il presidente di MPA espresse rammarico per non essere riuscito a vietare ai minori, e con 399 parolacce il film entrò pure nel Guinness dei primati. Alla numero 5, chi ha copiato chi tra i più famosi film sulle formiche? Anche qui non c'è niente di misterioso, lo dovreste sapere. Nel 1998 uscirono 2 film animati al computer con protagonisti delle formiche e una particolare storia d'amore tra un operaio e una principessa. Quello di DreamWorks, Zeta la formica, e quello di Pixar, A Bug's Life. I film, lo dico sempre, sono molto diversi e oggi il paragone non sussiste, ma al tempo la domanda era una sola: chi aveva copiato chi? Ed era complicato rispondere, perché Jeffrey Katzenberg, quando lavorava per Disney, aveva pensato a un progetto dal titolo Army Ants, che venne tra l'altro approvato prima che lui poi mollasse l'azienda per divergenze creative. Katzenberg ha poi detto che l'idea per Zeta la formica venne al regista Tim Johnson, mentre altri danno la paternità del progetto alla dirigente DreamWorks Nina Jacobson. In ogni caso, Katzenberg quindi sapeva che Disney aveva tra le mani un simile progetto, all'epoca chiamato solo Bugs, quando lui dava il via a Zeta. Disney dunque ripiegò distribuendo Bugs Life dopo l'uscita dell'altro capolavoro DreamWorks, Il Principe d'Egitto. Katzenberg allora la prese sul personale e posticipò il film su Mosè facendo uscire prima Zeta la formica, che venne quindi distribuito poco prima di A Bug's Life. Tutti e 2 i film furono apprezzatissimi e divennero dei mass view, ma era nata una rivalità mica male. Alla numero 4, le defezioni in casa Disney per Red e Toby. Prima della sanguinolenta faida Pixar-DreamWorks, non erano le aziende, ma i singoli a minare in qualche modo il dominio incontrastato di Topolino e Don Bluth, il maestro dell'animazione adulta che ci ha dato Alla ricerca della Valle Incantata e che fu il maestro di Spielberg nel campo del cartoon. Fu in effetti il primo e più autorevole autore a mandare la Disney a cagare, in particolare per l'attenzione che l'azienda poneva sul budget e non sul risultato finale, e dunque prese e se ne andò durante la realizzazione di Red e Toby, portandosi dietro Gary Goldman e John Pomeroy. Dopodiché vi fu proprio una diaspora dello studios che lasciò il lavoro a Red e Toby, obbligando Disney a posticiparne l'uscita di 6 mesi. E malgrado la stampa definì la gang di Don Bluth come i rivoltosi, in senso negativo, la critica sposò entusiasta al loro progetto, soprattutto dopo l'uscita di quel filmone che è Brisby e il segreto di Nim, non proprio un successo di pubblico, visti anche i toni cupi che contraddistinguono il lavoro di Bluth, ma fatto bene, e venne sottolineato come quel film avesse ancora quella scintilla che la Disney pareva aver perso da tempo. Era l'1-0 di Don Bluth contro lo strapotere del topo. Thank you. I will treasure it. Always. Alla numero 3, il trattamento riservato a Richard Williams, autore di Il ladro e il ciabattino.
E che cos'è? Avete presente quando parlavamo di Aladdin prima e dicevo che c'era dell'altro? Ecco, quell'altro era il maestro Richard Williams, pioniere dell'animazione, che dopo 30 anni di lavoro maniacale su un progetto orientaleggiante dal titolo Il ladro e il ciabattino, sbattuto a destra e a manca da questo o quello studio produttivo seccato dalla dilatazione dei tempi di lavoro, nel 1993 ricevette finalmente l'ok dalla Warner Bros. Peccato che in quel periodo fosse uscito anche Aladdin della Disney, che tra l'altro condivideva pure alcuni animatori. Coincidenze? E quindi Warner, stanca anche lei del troppo procrastinare, vendette i diritti a Completion Bond Company e di fatto estromise del tutto Williams, The Thief, come venne chiamato, e venne nuovamente comprato nel 1994 da Miramax, all'epoca tra l'altro una controllata Disney, e cambiò nuovamente, divenendo, sotto la supervisione di Harvey Weinstein, una sorta di clone copiato da Aladdin e rinomato ancora Arabian Night. Su internet comunque sono in tanti gli estimatori del lavoro di Williams, e se volete qualche info fatta in maniera più zelante, cercate il video di 151 EG oppure guardatevi direttamente il film, restaurato il più rispettosamente possibile dai fan e distribuito gratuitamente qui sul tubo. Alla numero 2, no, no e no. Vi ricordate di quando prima parlavo di necessari disclaimer per andare a coprire gli errori in alcuni film Disney del passato? Come dire, qui diventa tutto più complicato. Per non dire un incubo. Parliamo dei racconti dello zio Tom, probabilmente il film controverso della Disney con la F maiuscola, che si trascinò dietro enormi polemiche fin dalla sua prima uscita nel 1946. Il segretario esecutivo della NAACP dell'epoca, Walter Francis White, rilasciò una nota autografa che elogiava il film da un punto di vista tecnico e artistico, uno dei primi esperimenti ben riusciti di fusione tra il live action e l'animazione. Per capirci, Mary Poppins sarebbe uscito tipo 20 anni dopo, ma che lo screditava su tutta la linea poiché, e cito, presenta un idilliaco rapporto tra padrone e schiavo che, come dire, rispettava ben poco la realtà dei fatti. In realtà poi White non era andato al cinema a vederlo, ma si era fidato di alcuni colleghi che avevano assistito a una proiezione per la stampa. Furono in tanti a protestare bloccando gli ingressi dei cinema per boicottarlo. Per farvi capire l'incoerenza generale che un tempo imperversava nella società americana, che c'è anche oggi, ma facciamo finta che sia di meno, James Basket, l'attore che interpreta lo zio Remus, sostenne la legittimità del film, ma non poté partecipare alla prima perché era afroamericano e ad Atlanta vigeva la segregazione. Se non volete che anche il vostro film d'animazione sulla storia della burrata attraverso i secoli pugliesi venga venduto a qualcuno che ne farà un film su una mucca ninja, cliccate la campanella degli avvisi e alla numero 1. Ma è un film per adulti, Fritz il gatto? Prima parlavamo di Don Bluth, ovvero il rivoltoso. Abbiamo parlato di Williams, ovvero l'outsider. E adesso entri Ralph Bakshi, altro outsider. Uno che fece sempre di testa sua, causò scandalo e non gliene fregò mai niente. Ma tra tutti i film di cui avremmo potuto parlare, certamente è Fritz the Cat, quello più controverso. Che però, pur avendo come protagonisti degli animali per bambini, non era proprio un film d'animazione, era più una black comedy per adulti con personaggi animati, che tra l'altro facevano proprio tutto quello che uno ci si aspetta accada in una rappresentazione di una città anche abbastanza cruda, non certo Zootropolis tutta felice e colorata. E per questo Fritz fu il primo film d'animazione in assoluto a beccarsi un rated X, ovvero vietato ai minori. Bakshi e il produttore Steve Kranz però capirono che il bollino della MPA potesse causare il fallimento commerciale del film, e molti giornali, o cinema addirittura, si rifiutarono di parlarne e distribuirlo, sebbene la Cinemation, la casa di distribuzione, si fece forza della cosa e ne tirò fuori la leggendaria tagline "We are not rated X for nothing, baby". Mamma mia, che schifo se italianizzare. Scusate, però è una sofferenza. Alla fine il discorso è sempre quello. Se dice a un bambino di non mangiare la Nutella, lui la mangerà con più gusto. E infatti l'effetto proibito che colpì il film gli fece far faville, portando in cassa 90 milioni di dollari. Can't lose them now, no, indeed. Allora, piaciuta la nostra lista? Anche in questo video vi avviso che stiamo aprendo un secondo canale sulle curiosità, misteri, scienza, storia, viaggi, cibo. Quindi rimanete sintonizzati perché non appena lo apriremo, bam, vogliamo vedervi tutti quanti lì, e non solo qui.